Cari amici, ben ritrovati dopo la pausa natalizia. Riprendiamo il nostro cammino con gli Atti degli Apostoli. Facciamo un breve riassunto tanto per capire dove eravamo rimasti. Siamo nel primo viaggio missionario di Paolo, il primo viaggio strutturato. Allora, ripercorrendolo sulla cartina, come ricordate siamo partiti da Antiochia e il primo sbarco avviene a Salamina, sull'isola di Cipro, e poi a Pafo. Di qui Paolo e Barnaba si imbarcano di nuovo e arrivano in quella che è l'attuale Turchia, e quindi sbarcano nella Pisidia, vanno ad Antiochia di Pisidia, vanno ad Iconio, arrivano a Listra, e lì ci eravamo lasciati la volta scorsa con Paolo, che viene lapidato in modo così sommario, una specie di linciaggio a Listra, lo credono morto, lui invece sopravvive a questa aggressione, no? E di qui poi parte e prosegue ancora, fa ancora una tappa, per poi invece riprendere il cammino e ritornare indietro, e vedremo anche il motivo di questo ripercorrere città per città fino a rientrare ad Antiochia. Allora, ascoltiamo l'amico Ives che ci legge questo breve brano che conclude il capitolo 14. Sono nello specifico i versetti dal 21 al 28, quindi se avete la Bibbia a portata di mano potete prenderla e seguirla nella vostra traduzione. E ricordo che noi utilizziamo la traduzione del Cardinal Martini, però naturalmente ciascuno può seguirla nella propria traduzione, e così gustando anche le differenze, le variazioni delle varie versioni. Ecco, prima però di dare la parola a Ives, preghiamo insieme, invochiamo lo Spirito Santo affinché apra le nostre menti, i nostri cuori alla comprensione della parola di Dio. Dopo aver evangelizzato quella città e aver fatto molti discepoli, se ne tornarono a Listra, ad Iconio e ad Antiochia, fortificando gli animi dei discepoli, e li esortavano a perseverare nella fede, dicendo che è attraverso molte tribolazioni che dobbiamo entrare nel regno di Dio. Per loro costituirono nelle singole chiese degli anziani e, dopo aver pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata la Pisidia, giunsero nella Panfilia e, dopo aver predicato la parola a Perge, discesero ad Attalia e lì fecero vela per Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Giunti colà e radunata la Chiesa, annunziarono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani la porta della fede. E rimasero non poco tempo con i discepoli.
Cerchiamo ora di entrare in questo breve testo, ci sono alcuni elementi che vale la pena di approfondire. Innanzitutto al versetto 21 si dice: dopo aver evangelizzato quella città è Derbe, dove si sono Paolo e Barnaba sono arrivati, quindi anche qui fanno ancora un'opera di evangelizzazione, e poi riprendono a ritroso e fanno il percorso a ritroso. E si trovano quindi, fanno Derbe, Listra, Iconio, Antiochia di Pisidia, tornano indietro a Perge, a Attalia, e di lì si imbarcano per Antiochia. Quindi rifanno questo percorso. Rifanno questo percorso per confermare nella fede. E questo poi lo vedremo più avanti quando cercheremo di fare l'attualizzazione di questo testo, l'importanza e il significato di questa confermazione e fortificazione nella fede. E ci fermiamo qui invece a capire su una sorta di istituzione che Paolo e Barnaba lasciano. Al versetto 23 leggiamo: costituirono nelle singole chiese, quindi nelle singole città dove si erano fermati, degli anziani, e dopo aver pregato e digiunato li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Ecco, questa forma di prima strutturazione semplice delle chiese appena fondate, appena nate, fa riferimento ad un gruppo di anziani. Questo era già il sistema sul quale venivano costituite le comunità sinagogali, quindi i gruppi di giudaici che si trovavano nella diaspora, quindi fuori dal territorio palestinese, e attorno alla sinagoga avevano una struttura per gestire la comunità che era affidata ad un gruppo di anziani. La stessa struttura è anche quella di Gerusalemme, dove ci sono anche gli apostoli. E quindi utilizzano, clonano, diciamo, diremmo oggi, questa struttura, questa gestione, affinché ci sia un gruppo di persone in grado di coordinare la comunità nascente. Naturalmente ricordiamo sempre che in questo viaggio, oltre alle comunità giudaiche, cioè quelle che si riunivano attorno alla sinagoga, che erano fatte da giudei e anche da simpatizzanti, quindi da gentili, da pagani, che erano attratti dalla religione giudaica, dal monoteismo, e quindi che si aggregavano in un certo modo attorno alla sinagoga, viene fatto anche il primo annuncio dei pagani veri e propri, cioè gente che non ha nessun background biblico, nessun background culturale legato al giudaismo, ma che vengono, insomma, che hanno un riferimento religioso legato a quelli che gli atti chiamano gli idoli o gli dei, diciamo, del mondo del pantheon greco o romano, che erano i dei su cui facevano riferimento. Per cui, come avevamo già ricordato, Paolo e Barnaba usano due approcci diversi per l'evangelizzazione a questi due gruppi. A quelli già, ai giudei, naturalmente mostrano come Cristo completi le profezie, completi le scritture, sia il Messia atteso. Mentre per quanto riguarda i pagani, hanno tutto un altro approccio, perché loro naturalmente non hanno la conoscenza, non hanno questo bagaglio culturale, religioso, spirituale del giudaismo, per cui per loro Cristo è un'assoluta novità che deve essere presentata in un altro modo. E infatti Paolo e Barnaba, ricordate che fanno appello alla natura, una sorta di approccio di teologia naturale. Quindi dicono: guardate Dio che vi ha dato, insomma, di che sfamarvi, che ha dato le meraviglie del creato, no? Ecco, questo Dio ha mandato suo figlio, eccetera. Quindi questi sono due approcci diversi per l'annuncio del Vangelo. Quindi si creano comunque queste due diverse queste comunità, no? E queste comunità vengono affidate a questi anziani attraverso un rituale, una preghiera liturgica. Si dice che hanno pregato e digiunato. Sono solamente due caratteristiche tipiche di una preghiera strutturata, che non è riconducibile ad un'ordinazione, quindi non possiamo dire che questi presbiteri fossero ordinati preti. Ecco, no? Oggi poi usiamo la parola presbitero anche per indicare il prete, il sacerdote. E in questo caso invece semplicemente, probabilmente, si trattava di una preghiera con la quale si invocava la presenza del Signore,
la forza del Signore, lo Spirito Santo, su queste persone incaricate di guidare la comunità. E poi al termine di questo brano c'è il loro rientro ad Antiochia, da cui erano partiti, e c'è il loro raccontare, annunciarono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro. Quindi fanno una sorta di relazione. Queste relazioni probabilmente venivano anche scritte, ed è da una di queste relazioni che, con una certa probabilità, Luca attinge le notizie sul viaggio di Paolo, così dettagliato, per cui tappa per tappa può ricostruire questo viaggio. Sappiamo che Luca, l'autore degli Atti, scrive molto dopo questi avvenimenti, per cui deve avere in mano delle fonti. Probabilmente c'erano delle relazioni di questo primo viaggio dettagliate, che permettono a Luca di ricostruirlo. E naturalmente la cosa più notevole che raccontano, al di là delle avventure, delle vicissitudini legate al viaggio, è proprio questa, cioè che l'annuncio del Vangelo viene fatto non solo più a quelli che si riconoscono nel popolo di Israele, ma anche ai pagani, cioè a quelli che nulla hanno a che fare con la storia di Israele, con la fede di Israele. E questa è la grande novità che poi innescherà il capitolo successivo, quello del cosiddetto Concilio di Gerusalemme, dove si affronta proprio questa problematica, cioè dell'annuncio ai pagani e della convivenza nella stessa Chiesa di persone provenienti dal giudaismo e persone provenienti dal paganesimo. Come abbiamo accennato prima, c'è questa dinamica del viaggio missionario di Paolo che all'annuncio, al viaggio di andata, fa seguire il viaggio di ritorno, cioè Paolo e Barnaba tornano sui loro passi per visitare le comunità che hanno fondato. Questa è una dinamica che si ripeterà poi nei viaggi di Paolo e la vediamo poi riflessa anche nelle sue lettere. Cioè non basta il primo annuncio, la conversione, l'aderire, credere a Gesù Cristo, no? L'aderire al Vangelo, ma poi si tratta di declinare questa novità, questo cambiamento di vita, questa nuova fede nella vita di tutti i giorni. E quindi è necessario perseverare nella fede. Mi viene in mente una scena dei Simpson. Io sono un grande appassionato dei Simpson, e c'è nei Simpson c'è il reverendo Lovejoy che di tanto in tanto in qualche episodio compare. E come una macchietta naturalmente, no? e interviene in vari modi. C'è un episodio, non ricordo bene quale, dove lui comincia il suo sermone con l'accento che lo caratterizza e dice: oggi parleremo della perseveranza, no? E naturalmente il pubblico, i fedeli in chiesa, per la maggior parte chiudono gli occhi e vanno nel mondo dei sogni, anche perché fuori c'è un gelo un po' come questi giorni, fa molto freddo, per cui la gente è imbacuccata che è freddo, e questo lunghissimo sermone sulla perseveranza naturalmente suscita una certa sonnolenza. Ecco, invece nel nostro caso la perseveranza, il perseverare nella fede è tutt'altro che una cosa sonnolenta, perché lo verifichiamo, lo sperimentiamo nella nostra vita di tutti i giorni. Cioè, tutti noi, penso quelli che stanno seguendo questo cammino con cui condividiamo questa lezione divina, abbiamo già dato la nostra adesione di fede, siamo stati battezzati, siamo stati cresimati, abbiamo un cammino, ma poi ci troviamo giorno dopo giorno a doverla confermare, a doverla fortificare questa fede, di fronte a fatti difficili, a fatti complicati, nel confronto con le persone che non credono, con le persone diverse da noi, con le persone che magari sono anche aggressive nei confronti della nostra fede. Ci troviamo spesso in situazioni inedite, a partire dalla famiglia, dal lavoro, nelle relazioni, ma anche nelle nostre comunità ecclesiali. Per cui è molto importante di volta in volta fortificare e perseverare nella fede, cioè
fare in modo che questa fede non si addormenti, che non diventi una delle tante cose che abbiamo, dei tanti orpelli, delle tanti gadget che abbiamo nella nostra vita, ma rischia di, appunto di andare a margine e di non essere invece quella che suscita la vita, quella che ci dà l'entusiasmo, quella che fa della nostra fede il motivo della nostra vita. Concludiamo il nostro incontro, la nostra lezione divina, con una preghiera. Padre Santo, tu conosci ciascuno di noi nel profondo, sai delle nostre fatiche e delle nostre sofferenze, delle nostre paure, dei nostri dubbi. Sostienici nella nostra fede quotidiana, quella che innerva i nostri giorni, ma che di tanto in tanto perde vigore sotto i colpi dell'abitudine e delle delusioni. Donaci la forza del tuo Santo Spirito, che consola le nostre tristezze e sostiene la nostra debolezza. In ogni circostanza, Padre misericordioso, rendici credibili testimoni di Cristo per tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Amen. E ci lasciamo sulle note del brano che ci propongono Mega e Mauro e ci diamo l'arrivederci al prossimo nostro incontro. Andate per le strade di tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa. C'è un posto per ciascuno alla mia mensa. Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, dicendo è vicino il regno dei cieli. Guarite i malati, mondate i lebbrosi, rendete la vita a chi l'ha perduta. Andate per le strade di tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa. C'è un posto per ciascuno alla mia mensa. Vi è stato donato con amore gratuito, ugualmente donate con gioia per amore. Con voi non prendete né oro né argento, perché l'operaio ha diritto al suo cibo. Andate per le strade di tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa. C'è un posto per ciascuno alla mia mensa. Entrando in una casa donatele la pace, se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono, la pace torni a voi e uscite dalla casa, scuotendo la polvere dai vostri calzari. Andate per le strade di tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa. C'è un posto per ciascuno alla mia mensa. Ecco, io vi mando agnelli in mezzo ai lupi, siate dunque avveduti come sono i serpenti, ma liberi e chiari e come le colombe. Dovrete sopportare prigioni e tribunali. Andate per le strade di tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa. C'è un posto per ciascuno alla mia mensa. C'è un posto per ciascuno alla mia mensa.